Ciao ragazzi, sono Hollowitch e quest'oggi abbiamo un'altra notizia perché a quanto pare abbiamo svelato il mistero del perché forse hanno condiviso il gioco base di The Sims gratuitamente su Origin fino al 28 maggio. Affrettatevi a prenderlo. In ogni caso, la notizia di oggi è che Sim Guru Lindsay ha annunciato che ci saranno 350 nuovi swatches per il gioco base e non solo. In pratica, i swatches sono i vari colori con cui vi presentano i vari oggetti in The Sims, per cui abbiamo 350 nuovi colori, ragazzi, ci potete credere? In ogni caso, il tweet che Lindsay ha postato su Twitter il 21 maggio diceva: "Beh, giochiamo ad un gioco di numeri, 2, 18 e 350". In seguito ha dichiarato che il 2 riguardava le due presentazioni che stava preparando, il 18 riguardava i giorni che rimanevano alla EA Play, che è un campo per i creatori, e 350 in seguito hanno dichiarato che si tratta dei social. Io non sono così felice, onestamente, perché tutti quanti si stanno lamentando perché vogliono riavere il creative style di The Sims 3 e The Sims 4, ma onestamente, ignorate i miei uccelli, ma onestamente non è una cosa che io rivoglio in The Sims 4, perché voglio dire, se ci danno abbastanza swatches, abbastanza colori da poter abbinare più o meno tutti i mobili che ci danno, per me va bene, voglio dire, preferisco molto di più il sistema di gioco di The Sims 4. Comunque ragazzi, è stato un piacere parlarvi. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel pollice in su, poi iscrivetevi, commentate, i commenti mi aiutano un sacco. Altra cosa che mi aiuta un sacco è se guardate altri video, per cui se volete sostenere questo canale, rimanete per un altro po'. Vi metterò qui sullo schermo alcuni video, alcuni suggeriti da me, alcuni suggeriti dal logaritmo di YouTube. E niente ragazzi, sono Hollowitch e spero di parlarvi nel mio prossimo video. Bye bye!